Buonasera a tutti, ben ritrovati sul canale streaming di Ageshi su YouTube. Io sono Antonio De Luca, incaricato nazionale al settore giustizia, pace e non violenza. Lascio la parola a Ilaria. Buonasera, buonasera a voi tutti, bentrovati, un abbraccio a voi tutti, sono Ilaria, incaricata nazionale del settore giustizia, pace e non violenza. Bentrovati a tutti. Stasera abbiamo un grande onore perché, diciamo, nel nostro percorso di avvicinamento alla giornata della memoria dell'impegno che si terrà il prossimo 21 marzo a Milano, abbiamo, dicevo, il grande onore di ospitare con noi Daniela Marcone, che è la referente di Libera per il settore memoria. Per noi chiudere, diciamo, questo percorso con questa tematica è una cosa molto importante perché da sempre la nostra associazione ha questo privilegio, ecco, ti consenti questa cosa, Daniela, di aprire insieme appunto ai familiari la marcia. Quindi è una cosa che diciamo noi portiamo con orgoglio e con lei stasera vogliamo approfondire appunto intanto cos'è il settore di Libera della memoria e gli chiediamo, come dire, con delicatezza una testimonianza di quella che è la sua esperienza. Ma prima, Ilaria, ricordaci come possiamo interagire in questa chiacchierata. Come ho detto le altre due volte, possiamo, dobbiamo interagire, aspettiamo le vostre numerose domande, anzi vi ringraziamo per le domande, per l'attenzione rivolta agli altri incontri, agli altri due incontri, che vi ricordiamo che sono disponibili, sempre disponibili nel canale ufficiale di Ageshi Nazionale e come possiamo appunto interagire, troverete nell'incontro di oggi, nella descrizione, il solito form. Potrete cliccare, interagire con noi facendo delle domande che ovviamente faremo ai nostri graditissimi ospiti in diretta. Quindi io direi di lasciare subito spazio a Daniela e ci sentiamo più tardi per le domande. Daniela. Grazie, ciao a tutte e tutti. Perdonate la mia voce, sono in via di ripresa da un brutto raffreddore, una brutta influenza. Ma ci tengo a stare bene perché siamo alle soglie, no, delle grandi e importantissime giornate per noi del 20 e del 21 marzo prossime. Sono il cuore, del nostro percorso di memoria e impegno, punto di arrivo e anche di ripartenza di tutta l'attività di impegno, di contrasto alle mafie e a ogni forma di criminalità che la grande rete di Libera mette in atto. E sicuramente possiamo dire che Libera, avete avuto già altri incontri, quindi mi aggancio velocemente a quelli che sono stati i primi incontri, i primi momenti di vita di Libera. Libera nasce nel 1995 proprio per dare una risposta che viene dal basso, dalle persone, alle grandi sconvolgimenti portati in Italia dalle stragi del 92 e del 93. Quindi quest'anno noi ricorderemo anche, state prendendo una caramella. Prego, Daniela. Eccoci. Scusate, purtroppo. Eccola Yolanda che si sta Ecco, anche collegando. quindi a questo punto Sì, dovesse succedere qualcosa, c'è lei che mi supporta. allora ti direi un attimo, aspettiamo Yolanda così abbiamo anche l'opportunità di presentarla. Forse ha difficoltà con il video. Riuscirà. Eccola. Eccola.
Salve, scusatemi. Ciao Yolanda. Ciao, buonasera a tutti. Scusate, ho problemi di connessione inaspettatamente, per cui non Non ti riuscivo, preoccupare. ma ce l'ho fatta. Scusatemi. Allora, Eccoci. Yolanda Napolitano della Segreteria Nazionale di Libera, insieme a Daniela, si occupano appunto del settore memoria. Quindi, dopo le dovute presentazioni, direi di lasciare di nuovo la parola a Daniela che ci stava introducendo all'argomento. Perché nel frattempo ho provato a riprendermi. Allora, allora, vi dicevo che Libera appunto nasce nel 95 proprio come risposta alle drammatiche, ai drammatici episodi che accaddero in Italia dopo le stragi del 92 e del 93. Quindi quest'anno viviamo il trentennale delle stragi del 93 e Libera viene pensata proprio sulla base di questi due importanti pilastri, che sono appunto la memoria e l'impegno. Memoria significa per Libera ovviamente memoria delle vittime innocenti delle mafie, non quindi una memoria in senso teorico e generale, sebbene poi il nostro percorso di memoria ci ha portato ad approfondire la memoria di tanti eventi accaduti in Italia. Abbiamo imparato a farlo, a sentirla, questa esigenza di fare memoria. Ma noi siamo partiti dal fare memoria delle vittime innocenti delle mafie. Libera ha al suo interno, fin dalle prime battute, fin dalla nascita, una figura importantissima che è Saveri Antiochia. Saveri Antiochia è un po' il nostro riferimento, la mamma coraggio, mamma appunto del poliziotto Roberto Antiochia, che viene ucciso insieme al commissario Nini Cassarà, viene ucciso in Sicilia. Scusate. Branda, vuoi proseguire tu? Io cerco di prendere qualcosa. Certo, gli chiedo scusa se ho perso, diciamo, l'inizio e sono arrivata solo ora. Ecco, stavo sentendo che Daniela stava raccontando di come nasce l'elenco e che nasce appunto, stava raccontando per l'iniziativa di Saveri Antiochia, che appunto è una familiare. Che poi è anche tra i pilastri di Libera e appunto tra le fondatrici di Libera insieme a Don Luigi Ciotti, a Rita Borsellino e a tanti altri. Ed è proprio lei che inizia a raccogliere tutti i nomi delle vittime innocenti delle mafie, perché appunto l'idea è quella, la nostra volontà è quella di ricordarli tutti indistintamente e fare in modo che, questa appunto è da sempre la richiesta che ci fanno gli stessi familiari, che non ci siano vittime di serie A e di serie B e che quindi non vengano ricordate solo alcuni nomi più celebri, ma che vengano ricordati tutti. E da qui, dall'idea appunto che ciascuno di noi ha diritto innanzitutto al nome, che inizia appunto la raccolta di tutti i nomi da parte di Saveria e ne raccoglie tantissimi. Questo ce lo racconta spesso suo figlio Alessandro, che è parte fondamentale della nostra rete, e ci racconta appunto come Saveria inizia questo lavoro di raccolta delle storie. E il primo anno, nel primo 21 marzo, quando c'è la prima lettura di questo elenco di nomi di vittime innocenti, si leggono più o meno 400 nomi. Oggi, quell'elenco che trovate pubblicato qua anche sul nostro sito conta 1055 nomi, che comunque è un elenco che è in continua trasformazione, in continuo aggiornamento. Lo aggiorniamo pubblicamente in concomitanza del 21 marzo, quindi a breve, insomma, tra pochi giorni ci sarà il nuovo aggiornamento e posso già, insomma, anticipare che il numero è ulteriormente cresciuto. Possiamo dirlo, saranno 1069 quest'anno i nomi che verranno letti in piazza a Milano. Quindi questo solo, insomma, per dare un'idea di che lavoro anche c'è dietro appunto la raccolta di queste storie, di quanto sia cresciuto purtroppo questo lungo elenco di nomi. Appunto a breve
breve ci sarà, diciamo, il nuovo aggiornamento, ma è un lavoro che si fa tutto l'anno. È un aggiornamento appunto costante, quindi è necessariamente, diciamo, un work in progress, non solo perché purtroppo quasi ogni anno ci sono nuove vittime innocenti che appunto aggiungiamo in elenco, ma anche perché molto spesso riemergono dal passato delle storie sconosciute, come ad esempio proprio quest'anno sarà un nuovo nome che il primo nome dell'elenco, quindi una storia che viene molto dal passato, dal 1861, che solo oggi inseriamo appunto nel nostro elenco perché non conoscevamo, e che una storia che ci è stata segnalata dal territorio, come spesso succede, perché appunto l'aggiornamento dell'elenco, le storie di cui noi veniamo a conoscenza, ci vengono segnalate in alcuni casi dagli stessi familiari, in altri casi dalla cronaca, quindi come sarà appunto il nome ad esempio di Antimo Imperatore, l'ultimo nome che chiuderà l'elenco che leggeremo appunto quest'anno a Milano, che è una vittima innocente del napoletano ucciso nel luglio dell'anno scorso. Ma appunto in altri casi invece sono cittadini, studenti, attivisti che appunto ci segnalano delle storie, come appunto è nel caso di questo primo nome che andrà ad aprire il nostro lungo elenco. E Dani, se vuoi continuare il discorso. Ci provo. Stavo dicendo, grazie di essermi venuta in aiuto, Yolanda. D'altro canto, come stavo spiegando prima ai nostri ospiti, noi, il nostro percorso è un percorso di collaborazione strettissima tra chi, come me, ha vissuto sulla propria pelle, la violenza mafiosa e chi, come Yolanda, con amore e cura, accompagna i familiari delle vittime, raccoglie i dati sulle storie e si prende cura di tutte le attività. Insieme, appunto, creiamo quest'area memoria che è un po' trasversale a tutte le attività di Libera. Ed è importantissimo essere insieme. E questo Libera lo ha voluto fin dalle prime battute, appunto. Da quando l'ufficio di presidenza era costituito, il primo ufficio, il primo organo direttivo, appunto, c'era Saveri Antiochia, fino ai nostri giorni. Questa è una caratteristica molto importante. È come se la rete di Libera, anzi, non come se, ma la rete di Libera ha al suo interno queste figure che sono i familiari delle vittime, che sono anche dei testimoni diretti, in quanto noi familiari abbiamo nel tempo compreso quello che è il nostro ruolo, in questo paese, cioè raccontare la storia dei nostri cari, cercare anche di fare la nostra parte, non sentirci semplicemente delle vittime anche noi di quello che ci è successo, ma trasformare il dolore in impegno. E questo ovviamente parte tutto dalla nascita anche della rete dei che i volontari di Libera hanno sostenuto e hanno accompagnato, a partire ovviamente dal presidente di Libera, Don Luigi Ciotti. Perché ovviamente vi dicevo all'inizio della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che è il 21 marzo di ogni anno. Ricordiamolo che nasce come giornata spontanea, ma poi organizzata tanti anni ed è stata fortemente voluta e quindi proposta da Libera come giornata nazionale fino ad essere riconosciuta nel 2017 con legge dello Stato, giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Forse, visto che ci avviciniamo al 21 marzo, varrebbe la pena anche fare una piccola riflessione sul lungo nome che ha questa giornata, è lungo a cui noi teniamo tantissimo. Anzi, quando qualcuno la chiama, perché capita, giornata contro le mafie, giornata delle vittime di mafia, ecco, ci arrabbiamo anche un po'. Ma effettivamente questo nome è complesso, ma è complesso perché è il percorso che è ricco ed è importante.
E quando noi parliamo di memoria e impegno, parliamo effettivamente di una memoria che non è mai puramente solo celebrativa. Noi non ci limitiamo, non vorremmo che ci si limitasse a ricordare la vittima il giorno del suo anniversario e poi a dimenticare quello che è successo in quel luogo, in quella comunità, a dimenticare che quell'omicidio ha determinato uno strappo nel tessuto sociale di quella comunità, di quella terra. E impegno, quindi questa è la memoria mai disgiunta dall'impegno, memoria e impegno, che si prestano, si scambiano, coniugano l'uno con l'altro il senso reciproco. Il ricordo, ecco, è quello che vi dicevo prima, cioè mentre la memoria, ricordiamocelo, è un percorso, un processo continuo, in continuo sviluppo, in continuo, molto vitale, che costruiamo tutti insieme come comunità, e anzi, secondo me, una comunità proprio nella sua capacità di fare memoria, la radice della sua identità. Il ricordo invece è qualcosa di più personale e quindi quando noi chiamiamo questa giornata, giornata della memoria e dell'impegno, il ricordo, significa da un lato abbiamo ascoltato i ricordi dei familiari delle vittime. Tante volte io ho scambiato i ricordi di mio padre con le persone intorno a me di Libera, anche così all'impronta mi veniva in mente una cosa e la raccontavo e ha reso così la figura di mio padre per la rete di Libera, una figura che non è solo evanescente e limitata al momento della sua morte, una figura viva. Quando Don Ciotti parla di memoria viva, e lui usa molto questa definizione, attenzione, lui dice, noi vogliamo costruire non una memoria retorica, puramente celebrativa, ma una memoria viva. La vitalità della memoria è molto importante, da un lato perché raccoglie i ricordi appunto dei familiari, dei testimoni diretti di quello che è accaduto, dall'altro lato perché siamo noi, comunità, rete, che fa propri quei ricordi e a un certo punto diventano i nostri ricordi, la nostra memoria, come se fosse un fatto personale, non più solo un delitto e un dolore che appartiene a quella famiglia, diventa un delitto che appartiene a tutti quanti noi. E questa vitalità, questo processo, che è proprio processo di costruzione, serve a graffiarci un po' la coscienza, a morderci, a farci sentire che quelle storie di vittime innocenti devono necessariamente scuoterci, farci muovere, farci fare la nostra parte. Ecco perché è importante conoscere tutte. A me piacerebbe che tutti conoscessero tutte le mille storie che noi abbiamo in elenco. So che è impossibile, però quante più storie è possibile conoscere, lasciarsi incuriosire da queste storie. Vedete che il primo elenco di Libera, quello letto nel 1996, quindi nel corso della prima giornata della memoria e dell'impegno, il ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il primo 21 marzo che fu celebrato, organizzato a Piazza del Campidoglio a Roma. L'elenco non aveva oltre 1.000 nomi, ma aveva circa un 400 nomi. Erano quelli i nomi che erano stati segnalati dai territori. Ma perché Libera raccoglie questi nomi? Anche per è una lettura del nostro paese, per capire ma le mafie dove hanno colpito e perché hanno colpito. Ecco, nell'approfondimento continuo delle storie delle vittime, con Yolanda, con le persone che aiutano in questa cura, abbiamo compreso che l'elenco di Libera, questo patrimonio memoriale, è un puzzle da cui conoscere, grazie al quale conoscere la storia del nostro paese, la storia delle mafie, storia di come le mafie hanno attaccato le nostre comunità e ricavarne anche le soluzioni, ricavare una riflessione, una progettualità delle attività su come modificare il mondo, su come cambiarlo, su come renderlo un mondo più giusto,
democratico, un mondo in cui si fa bene il proprio lavoro, ad esempio come il caso di papà, no? Che ha denunciato, ha lavorato in modo onesto, preciso. Quando spesso vengono raccontate le storie delle vittime, questo è anche molto importante, spesso nella narrazione vengono utilizzati degli stereotipi. Molto importante capire questo passaggio. Spesso viene data quasi la colpa alla vittima per essere stata uccisa. Già quando leggete sui giornali che una vittima è stata uccisa perché si è trovata al posto sbagliato, nel momento sbagliato, lì devono rizzare le antenne, capire che questo è un discorso assolutamente offensivo per la vittima, per la sua vita, ma in realtà per tutti quanti noi. Come fa la vittima a essersi trovata nel modo sbagliato? Sono sempre i mafiosi che sono sbagliati, le persone sbagliate. E spetta a noi raddrizzare anche la lettura di cosa è accaduto alle vittime. Ecco perché all'inizio parlavo di conoscenza, di memoria, di percorso di memoria e anche conoscenza, percorso di approfondimento storico, contestuale, perché alla fine questa memoria non è una memoria che parte da basi fantasiose, è una memoria che parte da qualcosa di molto concreto, da fonti orali, che sono i ricordi dei familiari, ma anche da fonti che sono per esempio la cronaca dell'epoca, anche provvedimenti processuali, decreti ministeriali, che ci può aiutare, come vi avrà detto sicuramente Yolanda quando mi sono assentata, ad approfondire una storia. E questo ci aiuta anche a contrastare questi stereotipi narrativi che sono gravissimi, che fanno dei danni enormi. Come d'altro canto quando si dice che, lo avrete sentito, avrete sentito parlare, a me è capitato, quando è stato ucciso papà, ho saputo che papà aveva effettuato delle denunce, ho sentito proprio questo mormorio, ma chi glielo ha fatto fare? Ecco, noi abbiamo questa, come posso dire, questa fragilità di impegno sociale che ci porta a girare la testa dall'altro lato e quindi a considerare anche le vittime che sono morte a seguito di denunce, a seguito di impegno, degli eroi. Ma se noi raccontiamo le vittime, le consideriamo delle figure eroiche e allontaniamo dalla loro vita, da quello che realmente sono state, delle persone che hanno avuto una famiglia, hanno avuto dei sogni, dei progetti, sono stati spezzati dalla violenza mafiosa. Ma non erano degli eroi e non è giusto considerarli degli eroi. Anche la retorica, appunto, della lettura eroica di queste vittime è qualcosa da tenere lontano, è qualcosa da combattere appunto con una riflessione approfondita delle vittime. Forse chi ha combattuto la mafia e poi ne è stato ucciso può apparirci un eroe del quotidiano, però bisogna chiederci sulle parole, no? Capire che cos'è l'eroe, non questa figura indistinta e lontana, perché altrimenti i nostri ragazzi, le ragazze e i ragazzi, non ascoltano queste storie, le sentono lontane, superate, vengono da un passato già lontano che sembra non trovare addentellato nel presente, ma in realtà poi dopo le sentono lontane perché sono delle storie di persone irraggiungibili, no? Quasi dei semidei, invece non è così. E poi alla fine, se queste persone hanno fatto la loro parte e ne sono state uccise, è perché molto più di un'organizzazione. Poi le mafie non sono una semplice organizzazione criminale, sono molto di più, è opposta alla loro vita, le ha ritenute un ostacolo. Possiamo dire che la società dell'epoca, le istituzioni, la classe politica, tante componenti non sono riuscite a difendere quella vittima, non sono riuscite a proteggerla. Stava facendo la sua vita e non si trovava nel posto sbagliato, o era sbagliata perché cercava di fare il suo. Ecco, io penso che condividere con voi questo tipo di riflessioni alla soglia del 21 marzo
sia molto importante che noi in quel giorno, il 21 marzo, la piazza principale a Milano, no, abbiamo tantissimi familiari di vittime e voi ci darete una mano a stare tutti insieme, a stare uniti, accompagnerete in quel percorso, anzi se vi trovate, dateci anche un abbraccio. È importante sentire che ciascuno di quei nomi non è solo un nome sconosciuto, ma è importante lasciarci incuriosire. Magari in questi giorni che ci separano da qui al 21 marzo, andare a consultare Vivi, il sito di Libera. Non so se Yolanda avevi accennato, adesso ti passo la parola, in modo che Yolanda vi racconti cos'è, chiedi come possiamo usarlo in questi giorni. Arrivando al 21 marzo, il 20, all'Assemblea dei Familiari, perché siete venuti ad ascoltarci nel corso dell'Assemblea, partecipare alla veglia del 20 alle ore 18 alla Chiesa di Castelnuovo, assolutamente benvenuti. Yolanda, a te per il sito. Grazie Dani. Sì, dunque, il sito di cui stava accennando Daniela è vivi.libera.it, che è il sito che Libera ha deciso di dedicare completamente a, diciamo, il settore memoria, a tutte le attività che Libera mette in campo, appunto per tenere viva la memoria delle vittime innocenti delle mafie e per accompagnare le famiglie. Immagino che la abbia già detto, che sono, diciamo, i due grandi percorsi, diciamo, di impegno di Libera: sono da una parte rispetto alle vittime innocenti, quindi il lavoro appunto per mantenere viva la memoria delle loro storie, e dall'altra la rete dei familiari. Anche quella è cresciuta molto nel corso degli anni. Oggi possiamo dire che veramente sono centinaia i familiari delle vittime. A Milano saranno tantissimi, circa 500 i familiari che vengono da tutta Italia e non solo. Ci sono anche familiari, che arriveranno dalla Francia, da Malta. Ci sono una rete, estremamente ampia, e i familiari, questa rete di familiari che nel corso di questi quasi 30 anni ha accompagnato l'attività dell'associazione, ci ha donato in questi anni un patrimonio enorme, un patrimonio che è fatto di ricordi personali, di foto, di articoli di giornale, video, audio, racconti, lettere. Un patrimonio ricchissimo che noi abbiamo raccolto, archiviato nel corso degli anni e che appunto ad un certo punto, 5 anni fa, ci siamo detti che era quasi un dovere da parte nostra condividerlo. È un contributo fondamentale a quel percorso di costruzione di una memoria collettiva che è il grande obiettivo di Libera da sempre. È importante, che tutti, mettere a disposizione di tutti questo grande patrimonio, appunto, che ci è stato donato innanzitutto proprio dai familiari delle vittime innocenti. E da qui nasce Vivi, appunto, il grande, contenitore che poi raccoglie anche tanto altro. Tutto quello appunto che riguarda la memoria delle vittime, appunto il lavoro che facciamo da questo punto di vista. Quindi provo, insomma, velocemente a illustrarvi appunto il sito. Quindi sulla home, cioè, ci sono, diciamo, quelli principali, quindi naturalmente questo periodo, questi giorni, il 21 marzo, per noi è il nostro grande impegno. C'è poi una pagina dedicata interamente al progetto, con un video di Daniela, in cui appunto spiega attraverso un video quello che appunto è l'obiettivo principale che sta alla base del progetto. E poi c'è la pagina, per noi appunto importantissima, che abbiamo chiamato Nomi da non dimenticare, che è sostanzialmente la pagina appunto dove trovate tutto l'elenco dei nomi delle vittime. L'elenco, che nella pagina è possibile fare poi una ricerca delle storie, dei nomi attraverso diversi filtri, quindi per anno, per regione.
oltre appunto che poi in ordine alfabetico. Quello che trovate oggi è ancora, diciamo, l'elenco del 21 marzo 2022, del nostro 21 marzo di Napoli dell'anno scorso, perché appunto, come vi stavo dicendo prima, viene poi aggiornato in concomitanza del 21 marzo, quindi in realtà poi tra pochi giorni, insomma, ci sarà il nuovo aggiornamento, però diciamo quello che c'è attualmente appunto ancora riguarda diciamo, i dati dell'anno scorso. C'è poi una pagina che abbiamo chiamato la mappa dell'impegno, dove abbiamo appunto mappato diversi luoghi proprio dedicati alla memoria delle vittime innocenti delle mafie, quindi a partire dai presidi di Libera, che sono centinaia in tutta Italia, dedicati appunto alle vittime innocenti, ai beni confiscati e non solo beni confiscati, ma anche diciamo, beni comuni che sono appunto dedicati alla memoria delle vittime. C'è poi ancora una pagina che si chiama I numeri della memoria, dove ci sono alcuni dati, diciamo, statistici che partono ovviamente dal nostro elenco, dall'elenco che cura delle vittime innocenti che cura Libera. Quindi alcuni dati che riguardano il numero di donne, il numero di bambini, di minorenni, che sono appunto nel nostro elenco, il numero di vittime che precedono il 1961. Questo è un dato su cui, diciamo, soffermarsi un attimo per spiegarlo brevemente, provo appunto a spiegarlo brevemente, perché diciamo, il Ministero dell'Interno rilascia uno un status di vittima innocente di criminalità organizzata, della vittima innocente delle mafie, sulla base di una serie, diciamo, di criteri anche molto stringenti, alcuni diciamo, anche fortemente diciamo, messi in discussione da Libera, cioè Libera chiede, diciamo, che vengano in parte rivisti alcuni appunto criteri molto, molto rigidi secondo noi, tra cui appunto quello del limite temporale del 1961, cioè in base appunto a quanto è previsto oggi lo status di vittima innocente viene rilasciato solo per eventi delittuosi che sono avvenuti dopo il 1 gennaio del 1961. Dani, su questo naturalmente intervieni poi anche tu, diciamo, rispetto a questo tema estremamente delicato, da cui è nata una campagna di Libera già qualche anno fa, una campagna che si chiama Diritti Vivi, appunto in cui chiediamo che appunto vengano rivisti una serie di questi criteri, tra cui appunto quello del limite temporale. Quindi ad oggi però appunto è così, quindi per lo Stato italiano diciamo tutte le vittime innocenti precedenti il 1 gennaio 1961 non sono riconosciute ufficialmente dallo Stato italiano, vittime quindi come, giusto per citare alcuni nomi più famosi, i tanti sindacalisti ad esempio uccisi in Sicilia da Placido Rizzotto, tutte le vittime della strage di Portella, insomma, e tanti altri nomi che invece sono nel nostro elenco e che quindi noi invece pensiamo che sia importante ricordare. Vado avanti appunto rispetto al sito, c'è poi una pagina dedicata completamente al 21 marzo. Quindi con la locandina e una serie di racconti, appunto, che su ogni edizione del 21 marzo, dalla prima fino all'ultima di Napoli dell'anno scorso. E poi le ultime tre pagine su cui vorrei particolarmente soffermarmi, perché sono diciamo, delle pagine in qualche maniera pensate anche come dei veri e propri strumenti educativi, quindi a diritti alla verità del podcast, dove sono raccolti i vari episodi, i vari podcast che abbiamo realizzato fino ad ora, che partono proprio appunto dalla campagna Diritti Vivi e quindi dai vari temi appunto della campagna, ma non solo, ad esempio
giusto per citarne uno, proprio il primo dei podcast che è stato pubblicato, il primo episodio che riguarda il 21 marzo, dove c'è appunto proprio tutto il racconto di come nasce il 21 marzo, l'idea della giornata, con una serie di interventi molto, molto belli, come quello di Daniela, quello di Luigi Ciotti, e che appunto sono anche pensati proprio come degli strumenti formativi che possono essere utilizzati anche dai docenti, da educatori per gli incontri con i ragazzi. E l'altra pagina ancora che si chiama Testimoni di memoria, parole d'impegno, dove invece abbiamo raccolto, stiamo raccogliendo le videotestimonianze dei familiari delle vittime. Questo è un lavoro appunto che stiamo facendo proprio in questo periodo, quindi è una pagina in realtà in continuo aggiornamento ed è un lavoro estremamente, diciamo, impegnativo, perché appunto sono tante le storie sicuramente da raccontare, tanti familiari da intervistare ed è appunto difficile, non sempre facile, raccontare queste storie anche così impegnative in pochi minuti, perché l'idea è quella di non di un documentario, di un'inchiesta, ma di dei racconti brevi, di massimo 10 minuti, che possano essere appunto anche poi degli strumenti formativi, didattici da utilizzare negli incontri appunto con gli studenti, con i ragazzi. L'ultima pagina, Parole di memoria, il nostro grande archivio, quindi dove vengono raccolte poi tutti gli articoli e tutte le testimonianze, lettere che ci scrivono i familiari, quindi è il grande archivio dove è possibile attraverso un motore di ricerca fare appunto una ricerca anche per parole chiave ed è, diciamo, raccolto tutto quello che viene poi pubblicato durante l'anno. Grazie. Abbiamo perso Yolanda. Sì, va bene, mi posso agganciare io, lei recupererà sicuramente la connessione. Io poi non ho condiviso lo schermo, ma potreste andare voi in autonomia. Hai ripreso la connessione, Yolanda? Prova a parlare. No. Va bene, dai, dopo. Io non so se vogliamo provare a capire se ci sono delle domande a questo punto o... Sì, io in realtà volevo un attimo provare a. Io volevo Ah, chiederti no, questo, ho Daniela. sentito. Prova ad entrare un po' nella sfera magari più intima, no, della tua esperienza, se posso. Intanto ti chiederei diciamo, di raccontare quello che poi tuo papà ha avuto il coraggio di fare. Tu prima parlavi di una cosa importante, no? Quello che ha fatto tuo papà è sostanzialmente, non dovrebbe essere qualcosa di straordinario, ma lo si ritrova poi così nello straordinario per tutta una serie di fattori ambientali. Poi però succede qualcosa, succede che l'esperienza cioè di quello che è accaduto alla tua famiglia poi di fatto cambia la vita delle persone. E tu mi hai detto una cosa che condivido anche se, cioè, non avevamo concordato. Tu mi hai detto quando ci siamo sentiti, mi è sempre capitato di restare a Foggia. E io ci ho letto questo profondo legame con il tuo territorio. Ma soprattutto, come dico, ho avuto la percezione che quell'esperienza abbia, come dire, poi maturato in te, delle scelte diverse di vita. E quindi io credo che questa cosa sia una cosa molto preziosa per i nostri ragazzi, che
poi si trovano sempre a scegliere. Noi educhiamo alla scelta, quindi mi piacerebbe che tu condividessi questa cosa, anche intima, ma credo che sia molto arricchente rispetto ai percorsi che noi proponiamo ai nostri ragazzi. Diciamo che quando mio padre è stato ucciso, io avevo una vita tranquilla, in una città che in realtà non era già tranquilla, Foggia, al nord della Puglia, una città in cui tutti pensavamo fosse la mafia, e quello che accadeva, cioè le sparatorie tra gruppi, in realtà fossero delle scaramucce tra gruppi, e in realtà non riuscivamo neanche a leggere quanto fosse grave già la situazione, tenendo conto che a Foggia, già alla fine degli anni 70, Cutolo, Raffaele Cutolo, che veniva dalla Campania, il boss camorrista, e che in Campania stava perdendo potere, e in realtà decide di venire a colonizzare la Puglia. Aveva la Puglia, ha queste grandi coste, una terra che sembra vergine e inesplorata dal punto di vista criminale. Così Cutolo, che grazie ai contatti con tutta una serie di criminali che erano venuti a scontare la loro pena nelle carceri pugliesi, aveva preso contatti con questi criminali, li riunisce in provincia di Foggia. E c'è una sorta di patto con Cutolo. Da Foggia doveva partire la fondazione della nuova camorra pugliese. Era proprio una costola della camorra, della nuova camorra organizzata. E in realtà noi a Foggia non sapevamo nulla di tutto questo, che avviene proprio alla periferia di Foggia, presso un hotel, ovviamente in gran segreto, ma questo vi fa capire come alla fine degli anni 70 c'erano dei criminali pericolosissimi già qui, che hanno potere contrattuale, quindi potere di contrattare con un boss del calibro di Raffaele Cutolo. E la cosa che è importante dirci in questa sede, per capire poi che cosa accade negli anni 90 a Foggia anche a mio padre, che di fatto questi criminali locali pugliesi non accettano il dominio di Cutolo e anzi uccidono e cacciano gli uomini che Cutolo lascia qui in Puglia. Quindi il progetto di costituire la nuova camorra pugliese non viene mai attuato e ogni criminale nel suo territorio fonda una organizzazione criminale di stampo assolutamente mafioso, assolutamente autonoma, non solo da Cutolo, ma anche da quella degli altri territori pugliesi. E questa è stata la grande difficoltà della magistratura, delle istituzioni, di leggere le mafie che stavano nascendo in Puglia fin dagli anni 70. Pensate che da questa cacciata di Cutolo nasce la Sacra Corona Unita nel Salento, fondata da Giuseppe Rogoli, che partecipò a quel summit organizzato da Cutolo vicino Foggia, come parteciparono i criminali foggiani. E indisturbati continuarono a svolgere le loro attività, ovviamente di predominio economico, in questa terra. Assolutamente indisturbati, nessuno li vedeva, nessuno capiva che questa criminalità era mafia, perché era diversa da Cosa Nostra, che noi per tanti anni in Italia abbiamo avuto questa attitudine a leggere le altre forme di criminalità organizzata con la lente con la quale eravamo abituati a leggere Cosa Nostra. Noi non abbiamo riconosciuto la gravità di forme criminali, diciamo, molto molto pericolose, tra cui quelle pugliesi, in particolare quelle del Foggiano. Negli anni 90 a Foggia era in corso il sacco, diciamo, edilizio. Dopo la distruzione, Foggia viene bombardata nella Seconda Guerra Mondiale,
alla fine della Seconda Guerra Mondiale il 70% delle costruzioni non era più in piedi. Quindi Foggia deve essere ricostruita. Questa ricostruzione ovviamente va avanti in maniera molto lenta per arrivare a un boom negli anni 80 e negli anni 90. Quindi l'attività economica più forte a Foggia negli anni 90 era quella legata all'imprenditoria edilizia. E infatti la prima vittima che noi oggi riconosciamo come vittima di mafia di Foggia è un costruttore che viene ucciso, Nicola Ciuffreda, nel 1990, perché dei diciamo, criminali iniziano a chiedergli il pizzo, quindi in cambio della sopravvivenza della ditta e della tranquillità, gli chiedono primo di mettere a lavorare delle persone che suggerivano loro e secondo di avere degli appartamenti, dei palazzi che venivano alzati. E Nicola Ciuffreda nega questa possibilità, dice: ma perché? Io sto lavorando, la mia famiglia, perché devo dare le mie cose a voi? Lavorate pure voi. Così viene ucciso nel suo cantiere. Ucciso nel suo cantiere per fare anche come posso dire, per spaventare, questo è un atto deterrente, violentissimo, nei confronti degli altri costruttori. Nel 92 viene ucciso un altro costruttore, Giovanni Panunzio. Anche lui avvicinato da criminali che, sapete, non si presentavano con la lupara e la coppola, erano persone, diciamo certo, malmesse, che però si sapeva che facevano parte di alcune famiglie in particolare di Foggia, che però non erano chiamate famiglie mafiose, questi gruppi non erano chiamati clan in alcun modo, e iniziano a ricattarlo chiedendogli un'estorsione di 2 miliardi di lire. Era una cifra paurosa in quegli anni. E Panunzio dice no, li denuncia e subito dopo viene ucciso nel 1992. In quegli anni papà, dopo 17 anni di lavoro come direttore dell'ufficio del registro, quindi Ministero delle Finanze a Cerignola, prima gira tutta Italia, arriva a Cerignola, dove dirige l'ufficio del registro per 17 anni. Cos'è l'ufficio del registro? Oggi questi uffici non esistono più. Sono delle sezioni dell'Agenzia delle Entrate. Prima il Ministero delle Finanze aveva un ufficio provinciale e uffici locali per ogni imposta dello Stato. Questo garantiva un servizio, un contatto diretto con il cittadino. E mio padre dirigeva uno di questi uffici, quello del registro a Cerignola. Finalmente, dopo tanti anni di viaggio, riesce ad arrivare a Foggia per titoli, non chiede favori a nessuno. Arriva a Foggia quando aveva già 53 anni, più o meno 52-53 anni, e inizia a lavorare a Foggia. Capisce che la situazione dell'ufficio di Foggia era molto drammatica. Inizia a effettuare degli spostamenti all'interno dell'ufficio tra reparti, perché capisce che alcuni dipendenti avevano dei rapporti con studi professionali esterni e quindi c'erano episodi di corruzione. Inizia a spostarli di reparto per tutelare l'interesse dello Stato. Che attenzione, per mio padre, lo Stato siamo noi. Mio padre ripeteva sempre questa frase quando noi eravamo ragazzi, adolescenti, a me e mio fratello. Ricordo quando noi ci lamentavamo un po', no, di dover fare qualcosa in più per la famiglia, la spesa, lo studio, e lui ci diceva: Daniela, Paolo, mio fratello, ma insomma. Ricordatevi che lo Stato siamo noi, non è il primo che l'ha detto, perché è una frase, no, di Calamandrei, ma mio padre ci credeva veramente, ci credeva profondamente che c'è lo Stato istituzione, ma c'è anche lo Stato comunità. E tutti quanti noi, quindi anche me, Paolo, mio fratello, che eravamo adolescenti, eravamo giovani cittadini che con il nostro comportamento potevamo fare la differenza. Vi voglio raccontare un brevissimo episodio che racconto sempre ai ragazzi più giovani, e lo racconto a voi adesso. Ero molto piccolina, avevo 10 anni, 12 anni, era la festività del Santo Patrono, il 22 marzo, Santa Patrona di Foggia, la Madonna dei Sette Veli, era festa a scuola, e mia madre disse a mio padre: Franco, portati Daniela con te domani. Le fai portare i suoi quaderni, le sue cose, le si mette tranquilla in un angolino nel tuo ufficio
E se no io tra Daniela e Paolo, che era più piccolino, mio fratello, domani non combino niente. E appunto l'asilo, la scuola elementare erano chiusi. E così io parto con mio padre a Cerigno. Da mio padre mi mette nel suo stanzino, dove c'era una poltroncina, un tavolino. Io mi metto a fare i compiti che avevo da fare, i disegni, e avevo la porta aperta verso lo studio di mio padre, che era il direttore dell'ufficio, quindi era vestito in giacca e cravatta. E vedo che nella sua stanza entrano dei professionisti, dei notai, tutti ben vestiti, gli chiedono delle informazioni e vanno via. A un certo punto si sente un vociare nel corridoio e mio padre si affaccia e dice alla sua segretaria: falli passare, falli passare. E vedo entrare, anche un po' preoccupata per mio padre, sapete, degli omoni grandi, tutti sporchi di fango, tutti sporchi di terra. E mio padre li fa entrare, li fa accomodare. Gli dice: ma qual è il problema? Perché siete venuti qui così arrabbiati? E quelli gli dicono: dottò, in dialetto cerignolano che non vi so rifare, dice: dottò, noi dobbiamo pagare la tassa di successione perché è morto nostro padre, ma dobbiamo ancora finire di pagare il trattore. Questa tassa di successione sui terreni che sono già nostri, su cui noi lavoriamo da quando siamo ragazzi, ma perché la dobbiamo pagare? A che pro? A che serve? Noi non la vogliamo pagare. E mio padre li tranquillizzò, gli disse: guardate, questa tassa la dovete pagare, perché grazie al pagamento di questa tassa, voi i figli li mandate a scuola. Ecco, pagherete le scuole, pagate i maestri, pagate gli insegnanti, i libri, pagate il medico di famiglia che vi fa le ricette, pagate le medicine. E in poche parole gli spiegò lo stato sociale. Quando loro andarono via più calmi, tranquilli, soprattutto perché è una persona, tra virgolette, per loro mio padre è una persona di potere, no? Un uomo dello Stato, li aveva ascoltati, un uomo in giacca e cravatta che sedeva davanti a, dietro a una scrivania grande, importante, li aveva ascoltati. Io però entrai nella stanza, vidi tutto sporco per terra e dissi: papà, ma ti hanno sporcato tutto lo studio. E mio padre si arrabbiò con me e disse: Daniela, queste persone avevano diritto a entrare esattamente come gli uomini in giacca e cravatta che sono entrati prima. Noi dobbiamo saper parlare con tutti, far capire a tutti quanto sia importante contribuire. Ecco, a distanza di tanti anni, quando lui fu ucciso e io capii che aveva fatto tante denunce, tante segnalazioni, e sentivo dentro di me che quelle denunce, quelle segnalazioni non le aveva fatte per farsi belle, che perché le aveva fatte da solo. Mio padre, l'ultima denuncia, l'ha fatta da solo, firma come direttore. Era solo, ed è per questo che è stato ucciso, perché è stato lasciato solo, come è stato capitato a Falcone e Borsellino e a tanti altri. Quando io lessi le carte dell'inchiesta, perché ho sempre letto tutto, ho voluto capire fin dal primo momento, un po' avevo fatto degli studi che me lo permettevano, ma anche perché avevo bisogno di sapere che aveva ucciso mio padre, quale delle pratiche maledette lo aveva ucciso, perché ero sicura che era stata a causa del suo lavoro, ma non perché era stato scemo a denunciare, no, o aveva sbagliato a denunciare, perché lui aveva scelto di essere se stesso, di essere coerente con le sue scelte di vita, no? Una persona che ha viaggiato una vita senza mai chiedere una raccomandazione per avvicinarsi. Non ha potuto per titoli, per esami, poter arrivare a Foggia. E a Foggia, però, ha potuto lavorare pochissimi anni, all'età di 57 anni, è stato ucciso dopo appunto queste denunce. E sapete, in quegli anni bui, i primi anni, i primi mesi terribili, cui io mi sono impegnata immediatamente a chiedere verità e giustizia per la morte di papà, perché sapete, è importante anche capire perché persone come me hanno iniziato a chiedere verità e giustizia. Importantissimo. Non perché io non creda in un'altra vita, che io non abbia fede, non perché io non creda che mio padre, no, fosse tra le braccia di Gesù quando è stato portato via la sua famiglia. No, non per questo. Perché qualcuno mi disse: sapete, mio padre è stato ucciso il 31 marzo del 95, mancavano poche settimane alla Pasqua, e qualcuno mi disse: tuo padre
sembra aver ricalcato il sacrificio di Gesù di morire sulla croce. Devi accettare questa morte. E io, ecco, non è che non l'abbia accettata, non è questo, ma ho pensato che quello che era successo a mio padre necessitasse una risposta per tutti noi, in primo luogo per la sua famiglia, ma per la sua vita di scelte giuste, di uomo giusto, di uomo corretto. E appunto non l'aveva fatto per essere un eroe, ma perché amava la sua terra, amava le persone, partendo dai più deboli, da quelli che lui in realtà voleva difendere. Se lui denunciava le grandi truffe, le evasioni miliardarie, è perché lui sapeva che la povera gente le tasse le pagava, non aveva modo di evadere, non sapeva proprio come fare. Io sapevo, conoscevo mio padre nell'intimo, ed era giusto che a quella morte ci fosse una risposta. Questa risposta è una risposta che appartiene a tutti. La verità giudiziaria, ma anche la verità storica, spirituale, appartiene davvero a tutti. E per rispondere un po' alla domanda, sei rimasta a Foggia, no? Sì, è vero, Antonio, io sono rimasta a Foggia perché dalla morte di mio padre io avevo tanta voglia di andare via. Mio padre lo sapeva, mi diceva, dai, io avevo vinto lo scritto di un concorso e avevo preso un voto molto alto. E mio padre, pochi giorni prima di morire, mi disse: ma dai, impegnati per l'orale, scegli la sede, vai dove vuoi, io non ti dirò niente. Ma poi lui è morto. E ho capito che dovevo rimanere in questa città, all'inizio a chiedere questa verità di cui vi sto parlando. Poi perché ho capito che questa città ha bisogno di tutti quanti noi, anche del mio piccolo. In tanti anni, certe volte mi sono sentita impotente. Mi sono detta che forse mio padre, come tante vittime, sono morti invano, perché qui 2 anni fa è stato sciolto il comune per infiltrazioni mafiose. In tutta la provincia di Foggia sono sciolti 5 comuni per infiltrazioni mafiose. Mi sono detta, ma queste persone che ci hanno creduto sono morti invano. Ma poi ogni volta ritrovo la forza, ritrovo. No, anche il coraggio, che significa appunto avere cuore nelle cose, perché la stessa guida di Don Ciotti, ma anche persone come Yolanda, tutte le persone che mi accompagnano nel mio percorso, Davide Pati, tutte le persone, Tatiana, tutte le persone che avete conosciuto e che, con le quali siamo insieme, che ci portano a credere che ognuno di noi deve fare e può fare. Non deve, sapete, come quel dovere. Come posso dirvi, quasi senza risposte, no? Il dovere cieco, no? Dovere che nasce dalla consapevolezza per fare la propria parte e che così siamo cittadini di questo tempo, di questo modo. Daniela, le tue parole sono favolose, rimarrei ad ascoltarti proprio, sono incantata e sono molto emozionata, è un'iniezione di fiducia incredibile. Mentre parlavi, stavo guardando su internet le foto di tuo padre, c'è una foto bella, sorridente, alle sue spalle, poi c'è un disegno proprio della frase che ci hai detto tu, lo Stato siamo noi. E in questa frase io penso ai nostri ragazzi, penso alla loro scelta, alla scelta politica che noi come scout, facciamo e anche come cittadini attivi, ovviamente. E c'è una domanda che ho fatto a Nando dalla Chiesa e vorrei fare anche a te. Anche le sue parole sono state un'importante iniezione di fiducia perché lui ci ha detto che i ragazzi comunque riconoscono le mafie, le sanno riconoscere e le sanno contrastare. Quindi c'è una forte presa di coscienza verso la verità e verso la legalità. E Anando ho fatto questa domanda: qual è il momento preciso in cui il mafioso dice: io non ho più potere qui, per me è la fine. Qual è l'atto? Nando ci ha risposto ed è stata una risposta meravigliosa. La solidarietà è la maestra che insegna all'alunno che la mafia è male. Lo chiedo anche a te.
e l'hai avuto così una ferita così, così vicino, qual è il momento in cui il mafioso dice: mi hanno schiacciato, per me è la fine? Ma Nando ha ragione, sicuramente condivido la sua risposta, però penso che per me, per parlare della mia esperienza, io ho imparato molto da questa strada che ho percorso. Le mafie impongono il silenzio. Se c'è qualcosa di fortemente simbolico che accompagna la presenza mafiosa in una comunità, è il silenzio. Quella comunità inizia a vivere. E io ho vissuto sulla mia pelle, perché quando è stato ucciso papà, la reazione che tutti mi suggerivano, anche con suggerimenti che in realtà erano degli avvertimenti trasversali, mi ha detto gli organi inquirenti qualche mese dopo, è di stare al posto mio, di pensare alla mia vita. Anche frasi subdole, tipo: tuo padre ti vorrebbe felice, tuo padre ti vorrebbe sposata con i figli, non fare l'errore di pensare ad una vendetta, addirittura no, se io potessi fare una vendetta. Ma in soldoni il messaggio era: stai quieta, stai in silenzio. Vestiti di nero, vai a trovare tuo padre al cimitero e questa sarà la tua vita. E anzi, qualcuno ti aiuterà pure, magari a trovare un posto di lavoro. Beh, io mi sono guardata bene dall'ascoltare le voci, perché mio padre non meritava anche il mio silenzio. Se le persone intorno a noi hanno fatto calare la cappa di silenzio su questa storia, io non me lo potevo permettere. E quindi, quando un gruppo di insegnanti, con le quali poi abbiamo fondato il Comitato Francesco Marcone, che poi è confluito in Libera, mi ha chiesto di raccontare la storia di papà, o comunque quello che mi era successo, ai loro alunni, non un incontro, sapete, formale, con il preside che lo sapeva, non lo sapeva nessuno. Io sono andata, mi hanno ricevuto quasi di nascosto e i ragazzi avevano tante domande da farmi. Come stai? Come stai vivendo questo momento? Ecco, io sentii che dovevo combattere il silenzio intorno al mio dolore. Dovevo dissipare la nube di silenzio, perché il silenzio è uno degli ingredienti più pericolosi dell'omertà. Penso che le mafie noi le sconfiggiamo quando riusciamo a inquadrare bene il problema, a mettere appunto, a costruire una narrazione della presenza mafiosa e delle vittime di mafia corretta, coerente, giusta, vera, che convinca i più giovani, parla propria, perché è la verità di noi adulti e il nostro essere persone sincere con loro, senza metterci sul piedistallo, che convince i più giovani, li porta con noi, ecco, insieme, perché io ho bisogno delle nuove generazioni che hanno un diverso modo di vedere la realtà e le nostre letture insieme si fondono e creano una lettura dell'oggi, del nostro tempo, che è vincente rispetto alla prepotenza mafiosa. E quindi questo genera anche la solidarietà, ovviamente. La solidarietà, l'essere solidali con chi soffre, con gli ultimi che sono poi quelli anche tra le cui fila le mafie pescano, no? Le classi meno abbienti, tante persone che non hanno lavoro, tante persone, l'umanità disperata. E questa azione anche di parastato quasi che svolge la mafia, che va sconfitta, va sgominata con la nostra capacità di lettura tutti insieme. E sicuramente la storia delle vittime di mafia ci aiuta, viene in soccorso. Ci sono tante storie che ci aiutano a capire l'oggi. Ecco perché noi consideriamo
i percorsi di memoria come dei veri e propri strumenti di contrasto alle mafie, ma anche di costruzione di democrazia, giustizia e appunto di verità. Daniela, ci hai consegnato delle parole molto, molto significative. E io provo a fare, come dire, un po' di sintesi, anche perché per noi questo è un percorso che ogni anno, diciamo, affrontiamo con la giusta preparazione. Il motto degli scout è stote parati, stiate preparati, proprio con quella voglia di non essere, come dire, appunto, di farsi cogliere impreparati anche da quello che i tempi ci chiamano. Grazie al tuo intervento, all'intervento di Yolanda, noi abbiamo avuto modo di approfondire quello che è il percorso di Libera sul riconoscimento delle vittime, sulle storie di queste persone. Voi parlavate dell'importanza dei nomi, il dare il nome, che forse, diciamo, è il sopruso più grande che si possa fare a chi vive questo tipo di esperienza, no? Io penso che in passato, e questo ve lo dobbiamo, perché è una cosa che ci avete insegnato voi, quanti di noi in passato, no, pensavano ai nomi eccellenti di questi, e si andava sempre insomma, quando si parlava di Giovanni Falcone e gli uomini della scorta, che grande, come dire, smacco, che grande disonore. Per tutti noi non pensare a quei nomi, a quelle famiglie. E questo ve lo dobbiamo, perché il percorso che voi ci avete indicato ci hanno reso forse un paese migliore. E quindi noi veramente vi vogliamo dire grazie per l'impegno che ci mettete in questo percorso. Noi vi ringraziamo per averci consentito di chiudere questo percorso che la nostra associazione ha costruito in questo mese, in preparazione alla giornata della memoria e dell'impegno. Ed è stato bellissimo sentirtelo dire. Con il vostro intervento che ribadisco sia stato un grande onore per noi e quindi vorrei trasmettervi il sentimento di tutta la nostra associazione. Non vediamo l'ora di riabbracciarvi. E quindi Grazie. vi diamo appuntamento A Milano. a tutti quelli che ci ascoltano al 21 marzo. Grazie, grazie a tutti. Posso Certo. dire solo una cosa? Mi spiace non essere riuscita bene con la connessione, ho perso qualche cosa, ma una cosa vorrei veramente ricambiare il ringraziamento, perché io mi occupo del 21 marzo anche da un punto di vista organizzativo da tanti anni, vi posso dire da tanti anni, e vi posso dire che il più grande aiuto che sempre abbiamo avuto è da parte degli scout, ma ve lo dico veramente, sinceramente, l'anno scorso a Napoli io non smetterò mai di ringraziarli per, non lo so, la catena che sono riuscita ad organizzare nel giro di mezzo minuto, salvandoci, aiutandoci, con una, passione, e veramente vi ringrazio anche a nome di tutte le altre persone dello staff, perché per noi siete un supporto, vi assicuro, Anche veramente Mario. importante. Ve lo dico col cuore, perché siamo. Sappiamo che su di voi possiamo sempre contare. Grazie per tutti i scout di venire a muovere pochi, spesso facciamo tanta fatica. Per il 21 marzo siete assolutamente noi. Grazie,
Grazie, grazie anche da parte mia. Mi a voi. unisco a Yolanda per questo ringraziamento. E quando saremo insieme il 20, il 21, ecco, in questo percorso di memoria, un percorso di diritti, sentiremo di essere veramente compagni e compagni di percorso, di essere veramente insieme. E questo è il dono più prezioso che questi incontri ci possono fare, ci possono lasciare. Per ripartire poi dopo il 21 Certo, marzo insieme. certo, certo. Quindi a tutte le camicie Grazie. azzurre in ascolto, riempiamo Milano e corriamo ad abbracciare Daniela, Yolanda, tutti i familiari. Quindi inondiamo col nostro azzurro Milano. Vi aspettiamo a tutti. Un Aspettiamo, saluto a grazie. tutti. Ciao. A Milano, ciao. Buona serata a tutti. Ciao. Buona serata.